Sono le 13.37 del 24 febbraio 2024, mi trovo qui ad ovest del paese del comune di Luca de Marzi. Oggi è la 40esima edizione del Carnevale Marzicano, quindi la prima edizione c'è stata nel 1984. Adesso siamo in data 24 febbraio 2024. Bene, causa maltempo, questa edizione, 40esima edizione del Carnevale Marzicano, è stata posticipata di circa 2 settimane, quindi 2 settimane fa doveva essersi fatta, però causa maltempo. E vediamo, quindi l'ente organizzatore è stata nel corso degli anni e anche quest'anno la società Operai Mutuo Soccorso, a farmi indicare con questo ramoscello, eccola qui, questa è la società Operai Mutuo Soccorso, queste sono le scuole elementari e dietro ci sono le scuole medie, il municipio, aspetta, fammi ingrandire un altro poco, oh. Ecco qui, perfetto, torniamo indietro. Società Operaia Mutuo Soccorso, ecco qui, indico con questo ramoscello, scuole elementari, scuole medie, municipio, via del Montanaro, e questa è la piazza. Allora si vede una parte che ci stanno qua, i gazebo, praticamente anche c'è tutto, c'è, vede? Ci sono anche quelli che vendono i giocattoli. Sicuramente sarà pure la vendita della porchetta, noccioline, caramelle, via da seguito. E quindi qui in rosso non so. Vabbè, se non erro, praticamente la premiazione, questo dovrebbe essere il palco. E qua c'è un vasto gazebo, guarda, una bella copertura. Nell'ipotesi della pioggia, quindi qua si festeggia senza bagnarsi. L'appuntamento è dato verso le ore 14, quindi la spilata sicuramente inizierà verso le 14.30, penso. E quanto durerà la durata della spilata? Un'ora e mezza, 2 ore. L'importante è che oggi è una bella giornata all'insegna dei festeggiamenti del carnevale, all'insegna anche del bel tempo. Stamattina pare che voleva piova, invece il tempo ci viene incontro. Guardate che bel panorama, bello vedere il panorama da qui sopra, sembra di stare sopra ad un aereo, ma sembra di volare. Comunque il mio pensiero, i miei occhi volano, guardate quello, il campo sportivo, via Alessandro Torlonio, più sotto via Pietro Micca, e quella è la variante che percorre l'estrema periferia da nord lì sotto e si ricongiunge verso la strada 44 e per circa 2,5 km strada 44 si ricongiunge con la strada provinciale che conduce a Trasacco. Ed ecco Trasacco, vedete Trasacco? Adesso si vede un po' scuro la montagna perché ci sono le nuvole che oscurano il paesaggio sottostante. E questo è il panorama lucchese. Luca, il mio bel paese. L'occhio vuole la sua parte. Anzi, da questa parte... Ah, questo è l'asilo, un'opera incompiuta. È un peccato però, eh. Cosa manca da fare? In linea di massima è fatta. Non so perché non riescono a completare l'asilo. Guarda, e quanto è grande? Questo sarà 1000 metri quadri, sicuramente, è un peccato però.